Ciao bella gente e benvenuti in mio canale, io sono Amal e oggi sono venuta a fare un giretto all'IKEA e quindi vi ho fatto un video, tanto che ci sono, e niente, spero che vi piace. Se avete qualche richiesta, informazioni, scrivete pure, mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale, attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità. Ciao e buona visione! Sapendo che qua c'è questa festa valenziana, l'IKEA ha creato queste specie di vestiti tradizionali di qua, con tutta, cioè, sponsorizzata IKEA. Io la trovo bellissima sta cosa. Un pelo cadevo. Che bello questo specchio. Mamma mia, troppo scuro per mio gusto. Anche qua. Troppo scuro. Comunque bello. È bello però, mamma mia, non ce la potrei vivere in una casa così tanto scura. Questa da appoggiare sul divano, sì, 15 euro mi sembra tanto, però una bella idea. Invece c'è l'organizzatore dei spazi, come vedete, tutti questi aggeggini, questo che sono 6 euro, ottimizzatore dei spazi. Per la gente, se vi piace questo video, se vi piacciono i miei video, mi raccomando, lasciatemi un like e iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità, e se avete qualche richiesta, informazione, sono alla vostra disposizione. Che bella questa cucina. Anche questa. Mamma mia. Guarda qui su qua per le padelle. 10 euro. Questo qua che abbiamo visto prima, 5, ora per mettere anche questo,
Ah, questa qua è una scrivania che si può usare anche come un tavolo, eh. Un metro per 60, 29 euro. Non è male. Io ho bisogno di un tavolo in cucina. Ah, cosa ho trovato? Questo qua per l'ufficio. Per l'ufficio, ma può andare bene anche per i trucchi, eh. Peccato il prezzo, troppo alto. Ah, che bello. Quello lì è uno dei specchi che mi piacciono da morire, bellissimo, costa 99 euro. E questa parete mi piace molto, una bella idea. Guarda che carino questo qua, far lo stampo. Mentre cucini, li prepari e li metti qua. Può essere un'idea. Con la pasta 1,49 euro. Vabbè, c'è questo coso che per mettere dentro la frutta, sciacquarla e mantenerla. Quanto costa? Non si sa. 3 euro. Un'idea per organizzare il bagno, questa si possono mettere tipo le palette, le terre o il fondotinta in polvere. Costa 2 euro 3 euro. E questa qua che avevo comprato per 1 euro, quel sapone. Invece questo, anche questa è carina per i tubetti, cose. Un altro tipo di organizer per i trucchi, cose. Quanto costa? Perché costano così tanto? Guarda la luce. 35 euro. Questo è carino. €18. E questa è una bella idea per la luce, anche per fare video. Non è per niente male. Vi ricordate la classica luce dell'IKEA, questa qua, che sono carina? Sono carine, hanno fatto anche quella nera, che non c'era. Belle comunque. Allora, faccio vedere la novità nei tappeti all'IKEA. Questa c'era già, è inutile che mi mettete novità. Io so che questa qua c'era anche in sconto e non mi piaceva. 89-90 euro. C'è questa, poi questa qua che è la più piccola, 90 euro, 129-199. Ma e questa che mi piace molto,
1,55 m per 2,20 m a 69 ci sta, eh? Molto molto carina questa. Bene. E poi ci sono quei due colori improponibili. Novità, ma i uomini questi qua costano 10 euro. Andiamo a vedere, c'è novità, 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 andiamo a vedere la novità. Si porta candele, non sono candele carine. C'è qua la mini, ma quella che mi piace di più è questa, ovviamente, che bella candele nere. €1,49. Le va a terminare il mafè. Okay. Ricordate che io avevo comprato questo vasito con 20 centesimi? Ce li ho comunque. Questa novità. Portavaso, €1,49. Come faccio a non fotografare, fare il video dell'IKEA? Le orchidee dell'IKEA che mi piacciono molto. Questo qua scontato. Di queste io l'ho comprata una volta, ma mi è durata pochissimo, mi è rimasto solo un rametto, che peccato. Tutte le piante sono belle, le porterei tutte a casa. Adesso veniamo all'angolo che mi piace di più all'IKEA, l'angolo offerte. Questa lampada 41-42, poi questo mobile 179, questo c'è, questo. Sono questi piatti 2,49 euro. Questa cos'è, una lampada 5 euro. Questo che cos'è, non ho capito che cos'è, non so. Questi qua 0,99. Questo mobile 45, questo 99, questi no, solo questi neri così. Poi candele rosse a 1,50 euro, una specie di questi qua a 7 euro, questo 33, questa qua a 48, €124 questo tavolo, questo divano a 500 euro. Qua che si possono usare porta come porta profumi a 3 euro, si possono quadri a 49, si può tipo castagne, questa
grande candeli a 4 euro, questo è 7 euro, questo è 1 euro. Questa è una lampadina da... una lampadina da terrazzo a 2 euro. Euro 10. Questo 8. A 5. Questo qua è un portacandela che è 1,45 euro. Questo che cos'è? Ah, è questo. Ah, che carina. Che carina questa. Molto carina. Fammi pensare dove lo posso mettere. 2,49 euro. Sono questi fiori finti a 1,49 euro. Va bene. 39, 29 euro. A me è la parte che piace di più, però non c'è tanto. Tappeti. Questo a 89. Questo verdignolo. Non c'è scritto. Sì, c'è scritto. 41, 42. E poi varie oggettistiche. Materassi. Allora, questo 99. Questo qua 77. Qua c'è di tutto, tende, non tende. Questo tavolo 175, ma guarda la rigata che c'è in mezzo. Mamma mia. Non so, questo è carino a 19 euro. Carino questo. Andiamo oltre, ci sono questi qua da 5,49, questo qua a 55, 95, mamma mia, 13 euro, una lampadina, 12, questo è un cuscino. Anche questo è un cuscino. Alcune volte si trovano delle cose molto carine, altre e altre un po' meno. E questa volta, a quella volta che meno.